hai fatto una conferenza stampa qua. Eccoci. Allora, buonasera a tutti. Vediamo se riusciamo a presentarvi il lavoro molto serio e articolato che abbiamo predisposto e che vedrà nel corso del pomeriggio della serata, continueremo a lungo con i ministri che interverranno all'appuntamento con voi, con la stampa, per descrivere nel dettaglio i singoli provvedimenti di cui stiamo parlando. Quindi la prima parte che presentiamo è la parte di cornice generale e poi subito successivamente magari prendo qualche domanda e poi alla fine lasciamo spazio ai ministri, segnatamente al ministro Lupi per il piano casa, al ministro Padoan per la misura fiscale e anche per lo sblocco dei debiti dei pagamenti della pubblica amministrazione, al ministro Poletti per il decreto legge e il disegno di legge sul lavoro e ai ministri Giannini e Galletti per le unità di missioni che andiamo adesso a annunciare. Bene, io partirei, abbiamo anche scelto un hashtag per questa conferenza stampa, vedo qualcuno che sugli hashtag ci lavora, cioè che la svolta buona, appunto, la svolta buona come inizio come messaggio che vogliamo dare a questa iniziativa di oggi. E partiamo dal primo messaggio. Nel prossimo semestre l'Italia guiderà l'Europa. L'Italia guiderà le istituzioni europee. Noi pensiamo che sia assolutamente fondamentale non soltanto lavorare per cambiare l'Europa, ma partire da cambiare noi. Se noi non cambiamo noi stessi, non saremo mai in condizioni di cambiare l'Europa. E perché questo accada, individuiamo un nemico, un avversario, un elemento contro cui battagliare in modo violento, che è colui il quale dice si è sempre fatto così. Chi dice si è sempre fatto così diventa automaticamente il nostro avversario. Direte, ah, ma non dobbiamo avere avversari. No, noi abbiamo l'avversario di chi dice si è sempre fatto così. E confermiamo per l'ennesima volta, ma lo mettiamo per la prima volta in questa sala, quindi per me in modo ufficiale, nella prima conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, 100 giorni di lotta molto dura per cambiare nel mese di aprile la pubblica amministrazione, nel mese di maggio il fisco, nel mese di giugno la giustizia. Per intendersi, questi provvedimenti di cui vedete, pubblica amministrazione, fisco e giustizia, non fanno parte del pacchetto di riforme di cui abbiamo discusso quest'oggi in Consiglio dei Ministri e su cui abbiamo approvato la relazione introduttiva. Noi vi mostreremo nei prossimi giorni tutte le classifiche su cui immaginiamo di recuperare delle posizioni. C'era prima il Doing Index Business di World Bank. Le riforme di cui non parliamo oggi sono, per essere chiari, ve ne accenniamo qualcuna per dirvi di che cosa stiamo parlando. Mettere online ogni... Io vi vedo entusiasti, però non capisco... Cioè, mi fa piacere. Effettivamente il tema del pesce rosso è il punto fondamentale di questa, però mi fa piacere che almeno siete contenti, siete di buon umore. Oggi ho incontrato il grandissimo presidente Lula a pranzo e mi ha detto una cosa, ha fatto molto riflettere, parlare con Lula è stato molto bello, mi ha detto ricordati perché fai politica per difendere i più poveri, per combattere le ingiustizie, ha detto delle cose molto molto belle e affascinanti. Poi mi ha detto, non ho mai visto l'Europa così giù di morale, non ho mai visto gli europei così a testa bassa, non ho mai visto così, avete bisogno anche di riprendere un po' di energia, di sano ottimismo e gioia di vivere. Forse non aveva frequentato la conferenza stampa e la vostra ilarità di oggi, ma va bene. Allora, dicevo,
Queste sono le riforme di cui oggi non parliamo. Online ogni centesimo, il manager pubblico, i limiti del manager pubblico, poi ci torneremo su Cottarelli e sulla spending review, la dichiarazione fiscale precompilata a casa, il superare l'attuale sistema di TAR, la fatturazione elettronica, tante cose di cui oggi non parliamo. Ho fatto un elenco molto riduttivo. Entriamo da questo punto di vista al primo di luglio. Il primo di luglio noi avremo un'Italia più leggera, quindi alla guida del semestre europeo ci sarà, non dico un'altra Italia, perché sarebbe eccessivo, ma un'Italia decisamente più leggera. Un'Italia decisamente in grado maggior di fare delle riforme strutturali come quelle di cui adesso entriamo finalmente nel merito. Pronti? Si parte, tre passaggi. Politica, economia e occupazione. Ok? I tre paletti di quest'oggi sono la politica, l'economia e l'occupazione. La svolta della politica, il primo è semplice, l'avete oggi. La legge elettorale, ci sono tanti limiti della legge elettorale, li conoscete tutti, grande discussione, però mai più l'argentese, chi vince governa 5 anni, candidati legati al territorio, stop ai ricatti dei piccoli partiti. Vogliamo dirlo che questa è una rivoluzione impressionante per l'Italia? Grazie alle deputate e ai deputati che hanno votato questa legge elettorale. Con questa legge elettorale c'è un cambio strutturale, c'è un vincitore, c'è il ballottaggio, sempre, comunque, in ogni momento. Primo punto. Secondo punto, riforma costituzionale del Senato. Oggi io ho consegnato ai signori ministri, e lo lascerò a voi, lo lasceremo a voi, questa disposizione. È un disegno di legge costituzionale che è stato predisposto dal Ministero competente, che prevede, spero che sia l'ultima versione, eh? C'era un passaggio sui deputati che rappresenta l'unità nazionale, perfetto, grazie Graziano, fatemi ringraziare ovviamente il Graziano Del Rio per il lavoro di coordinamento di tutte le iniziative, questo arriva dal Ministero delle Riforme e dei Rapporti col Parlamento, dal Ministro Boschi. Questo testo è un testo che noi oggi formalmente consegniamo a tutti i leader politici che stanno in Parlamento, non soltanto quelli della maggioranza, anche delle opposizioni. Sapete che è un testo che nasce da un accordo che è stato siglato anche da soggetti estranei alla maggioranza. È un testo che, molto importante, daremo al presidente della, abbiamo già dato anzi, al presidente dell'ANCI, al presidente della Conferenza Stato-Regioni, cioè ai soggetti sociali protagonisti e ai soggetti istituzionali protagonisti, ed è un testo che noi non formalizziamo per il momento in Parlamento, che c'è, è pronto, diamo 15 giorni di tempo a tutti coloro i quali vorranno darci delle indicazioni migliorative e poi si porta in Parlamento. Però signori, questo è il punto centrale, questa è la riforma del Senato, vuol dire mai più fiducia da parte del Senato al Governo della Repubblica. Mai più legge di bilancio votata dal Senato. Vuol dire riduzione del numero dei parlamentari, 315 stipendi di senatori in meno. Vuol dire essere più veloci, più rapidi. Oggi noi avremmo già avuto la legge elettorale approvata, se non ci fosse stato il bicameralismo perfetto. Vuol dire migliorare decisamente il sistema istituzionale del Paese. È un passaggio impressionante, storico e incredibile. Tutte le volte che andiamo all'estero e diciamo ma davvero volete superare il bicameralismo perfetto, le persone ci rimangono colpite, male no, bene, chi l'ha detto male? Bene, ci rimangono bene, non ci rimangono. No, i bicameralismi perfetti non ci sono se non in Italia, e credo, quindi da questo punto. Beh, mi piace questo coinvolgimento, ma è come noto il bicameralismo americano non è un bicameralismo perfetto come quello che abbiamo noi. Punto successivo, la riforma prevede il titolo quinto, noi abbiamo detto da concorrenti alleati, la materia concorrente è stata un problema, noi non vogliamo continuare a investire di ricorsi e contro ricorsi le sedi istituzionali, noi vogliamo semplificare il quadro dei poteri delle regioni e da questo punto di vista lo facciamo, lasciatemelo dire con grande convinzione, ne ho parlato a lungo con il Presidente Errani anche ieri, non contro le regioni. Sappiamo che le regioni vivono un momento di difficoltà, noi vogliamo che le regioni siano parte attiva del cambiamento italiano. Ci sono delle misure anche molto forti che vedrete nel testo, compreso uno dei punti fondamentali, l'intesa, ma che è un messaggio molto forte che noi diamo, cioè che il consigliere regionale non guadagna più del sindaco del comune capoluogo,
Ci sono quindi interventi anche di riduzione dei costi della politica significativi, ma al di là di questo c'è un passaggio fondamentale. Con il titolo quinto si va verso la semplificazione del Paese e si superano definitivamente le province, che peraltro vedono oggi, grazie al DDL Delrio del governo precedente, la discussione attualmente al Senato. C'è anche l'abolizione del CNEL e delle province, abbiamo già detto. Contro la corruzione, noi abbiamo oggi avviato la procedura per la nomina di Raffaele Cantone come capo dell'autorità per la corruzione. Se noi partiamo con l'arrivo, se noi partiamo con una nuova, con l'attualizzazione dell'autorità sulla corruzione, siamo convinti di recuperare almeno 20 punti nelle graduatorie internazionali immediatamente, perché possiamo dare un segnale fortissimo del fatto che questo paese, che viene percepito come fortemente a rischio corruzione, immediatamente si dota di una struttura che è prevista dal governo Monti, che non è stata ancora attuata e che noi individuiamo con una persona, un curriculum, un candidato nella persona di, nella figura di Raffaele Cantone. Dal 26 marzo al 16 aprile inizia il percorso di vendita delle auto blu, saranno all'asta, come alcune illuminate amministrazioni locali hanno già fatto, per esempio mi ricordo quella città, Firenze, così, che ha già venduto all'asta le auto blu, lì le abbiamo vendute tutte, qui sono oltre 1500 secondo la Spending Review, una larga parte sono a noleggio, quindi il tema è complicato, poi se volete entriamo nel merito anche della spending, però il punto centrale è che dal 26 marzo venghino, signori venghino, si vendono le auto blu all'asta, le prime 100 sono vendute all'asta, se riusciamo raccontiamo anche chi sono i singoli ministri che le hanno utilizzate. Zoro può comprarsi l'auto che aveva utilizzato la russa, perché no? Quindi è un argomento, ovviamente ci sarà un'asta online. Economia, quindi prima filiera di discussioni, la politica dà il buon esempio. E a tutti quelli che ci dicono, ma a che punto siete, non si vedrà mai, questo è l'elemento fondamentale che è pronto ed è all'attenzione dei soggetti istituzionali. Vado avanti, l'economia svolta, la svolta buona, e io pago finalmente lo sblocco immediato e totale del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Il disegno di legge ce lo avete in cartellina? Hanno una cartellina? No, ce lo avrete in cartellina, c'era un ce lo avete, ma era un ce l'avrete in cartellina. È il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, cui seguirà, una volta che sarà rispettata la procedura del novellato articolo 81 della Costituzione, un decreto legge. Perché mettiamo 68 miliardi? Noi prendiamo le stime della Banca d'Italia, in realtà al MEF non sono così convinti che siano 68 miliardi, ma il meccanismo è quello che già conoscete, lo trovate peraltro nel disegno di legge, permette di dire 22 miliardi li hanno già pagati i governi precedenti, noi entro luglio sblocchiamo tutto. Peraltro vi segnalo che questo ha anche una immediata ricaduta di copertura economica, perché se io pago 50 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, immediatamente immetto liquidità nel sistema, ma anche agevolo, come ovvio, un maggiore gettito fiscale come conseguenza immediata di questo passaggio. Lo sblocco immediato e totale del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione è la misura che noi riteniamo fondamentale per dare un segnale forte e chiaro che lo Stato rispetta i patti, cosa che non sempre è accaduta, perché evidentemente se lo facciamo, come dire, facciamo il nostro dovere, niente di più, niente di meno che il nostro dovere. Andiamo anche nella logica importante di rispettare il vincolo della Unione Europea, che impone un tempo certo di pagamenti. 500 milioni di euro in più, Graziano, chiedo conferma, per il rafforzamento del fondo di garanzia per il credito. Noi vogliamo combattere il credit crunch, vero o presunto che sia, quindi rafforziamo questo strumento. Quanto ha prodotto Graziano per il momento? Ha già garantito 10 miliardi di euro di accesso al credito, è una misura importante, significativa, le aziende sanno quanto è rilevante questo aumento di 500 milioni di euro che facciamo sul fondo di garanzia.
Piano di scuole, piano per le scuole, già conoscete questa misura, ne abbiamo discusso e parlato, abbiamo portato fino a 3 miliardi e mezzo di euro il plafond entro cui, diciamo, da, su cui attingere per i comuni, le province, per chi vuole investire sulle scuole. Le procedure saranno semplificate dal 1 aprile, giuro che non è un pesce, l'unità di missione sulle scuole sarà attiva presso Palazzo Chigi. Noi abbiamo oggi approvato l'unità di missione che lavorerà di concerto con il MIUR e che sarà però incentrata su Palazzo Chigi, la famosa lettera ai sindaci, le risposte dei sindaci, se volete poi nel dettaglio vi racconto come sta andando, ma ho visto che molti giornali hanno già riportato. Qui c'è un valore grande, noi si riparte dall'educazione, ripartiamo dalle aule, ripartiamo dai luoghi in cui stanno i nostri figli e sono soldi che però hanno anche una ricaduta economica, perché 3 miliardi e mezzo di euro messi in piccoli interventi nei singoli comuni con interventi immediati dalla tinteggiatura fino all'efficientamento energetico, fino a in alcuni casi a rifare, distruggere e rifare una scuola, è un qualcosa di molto molto importante e significativo. Sono 3 miliardi e mezzo di euro, li vogliamo spendere subito, è anche questo un passaggio che abbiamo, l'elemento di novità vera è che i soldi per le scuole, lo dico ai colleghi sindaci, ahimè ex, abbiamo trovato il modo per farli uscire dal patto, non uscire, per non avere problemi di patto di stabilità sulle scuole. Cioè gli interventi che saranno autorizzati dall'unità di missione saranno computati nel patto, noi rispetteremo il patto di stabilità interno, ma non c'è più il problema che avevano i sindaci. Vi ricordate chi di voi si è nascosto a Treviso nell'incontro con i sindaci? Molti sindaci dicevano: io ho il problema del patto di stabilità, avrei qui 500.000 euro per metterlo a posto. Riusciamo a sbloccare i soldi per le singole iniziative scolastiche che l'unità di missione sostanzialmente accelererà. Aggiungo, domani vedo il maestro Renzo Piano, con il quale, al quale ho, virgolette, strappato il concetto del rammendare nel mio intervento al Senato, l'obiettivo è quello di, attraverso di lui, coinvolgere una particolare dedicare una particolare attenzione sui temi anche della qualità del rammendo. Ed è un passaggio che io credo dia il senso del fatto che noi guardiamo con il massimo livello possibile agli interventi sui luoghi dove lasciamo i nostri figli. Mi ha personalmente molto colpito anche parlare in queste ore con alcune persone che hanno perso i propri cari in incidenti all'interno delle scuole. La scuola è il luogo dal quale riparte una comunità e educare, cioè strappare via, nel senso latino del termine, è la priorità per tutte le persone che credono veramente che si possa uscire dalla crisi, non con 3 slide e 2 statistiche, ma con la centralità della questione educativa e scolastica. Unità di missione, anche questa dal 1 aprile, sembra un'offerta commerciale, 1 miliardo e 648 milioni sono già pronti sul tema del dissesto idrogeologico. Vi leggo se volete i dati. La delibera CIPE 8 del 12 da 649 milioni, la delibera CIPE 6 del 12 da 130 milioni. Le risorse su contabilità speciale destinate al rischio idrogeologico sono 600 milioni più 300 milioni legate alla stabilità. Totale 1 miliardo e 679 milioni, abbiamo messo 1 miliardo e mezzo, siamo stati più bassi. Questo 1 miliardo e mezzo va speso, c'è, è pronto, è fuori, è già computato ai fini del patto di stabilità, bisogna spenderlo. I progetti ci sono, spesso è la burocrazia che ci ferma. E quindi da questo punto di vista l'intervento verrà agevolato assieme al ministro Galletti da 2 unità di missioni che abbiamo oggi approvato e che saranno pronte a partire dal 1 di aprile. Andiamo avanti. Ah, questo è l'elemento vero. Tutte le volte diciamo ce lo chiede l'Europa e mettiamo una serie di vincoli, di problemi, di difficoltà, di questioni che noi abbiamo aperte. Ce lo chiede l'Europa, che vuol dire? L'Europa ci chiede anche di spendere bene i soldi che noi abbiamo bloccato e che grazie al lavoro che sarà centralizzato a Palazzo Chigi da parte del sottosegretario Del Rio, investiremo e interverremo da subito per lo sblocco di 3 miliardi dai fondi europei.
Il ministro Lupi tra qualche istante verrà qui e vi presenterà il piano casa, che abbiamo approvato oggi 1.700.000.000, e direi di entrare prima dove volete voi, dalle tre misure legate alle questioni fiscali, che sono le più attese, se volete, su cui magari poi dedichiamo un po' di tempo rispetto alle vostre preoccupazioni circa le coperture. Queste misure entreranno in vigore dal giorno 1° di maggio. Confesso che ho tentato fino ad oggi pomeriggio di farle entrare alcune da aprile per farle vedere in busta paga prima delle elezioni. Esatto, ci ho provato, respinto con perdite perché non ce l'abbiamo fatta, quindi partiremo dal primo di... Vabbè, nella settimana delle elezioni faremo vedere tutti i CED dei singoli enti che stanno preparando l'aumento in busta paga, quindi non pensate che non la faremo vedere, ma stiamo parlando di una delle più grandi misure che noi possiamo immaginare, e parto da quella per i cittadini. Vi do i numeri, così poi siete in grado di discutere nel merito. Chi guadagna fino, diciamo, nelle fasce, parlo di contratto di lavoro dipendente o assimilato, co-co-co è assimilato per dare un'idea, ok? Buoni, perché poi la ripeto, Allora, fino a 8.000 euro l'anno sono in Italia 459.747 persone, ok? Sono numeri che avete in cartellina. Se soltanto aveste anche la cartellina sarebbe perfetto, ma questo siamo arrivati tardi, diglielo Filippo, anche a nome dell'Istat. Da 8 a 15.000 euro annui sono 2.602.990 persone. Mi sto spiegando? Vedo la carta un po' perplessa. Ora vi torno se. Da 15 a 20.000 euro l'anno sono 3.267.000 persone. Da 20 a 30.000 euro l'anno sono 5.600.000 persone. Ok? Ve lo ripeto? Sì. Però attenzione. Stiamo parlando dei destinatari di questo provvedimento. Per la prima volta si mette una cifra significativa in tasca a queste persone. Qual è il limite da cui noi, diciamo, su cui noi ci attestiamo? Il limite sono 25.000 euro lordi, che vuol dire più o meno, perché poi dipende, circa 1.500 euro al mese netti. A queste persone, sono i destinatari del nostro intervento, quindi non sono soltanto i ceti meno abbienti, ma è un po' di ceto medio. E tu prendi 1.400 euro al mese, netto, stai dentro questo mondo qua. Perché lascio dai 25.000 ai 30.000? Perché poi c'è una sorta di decalage naturale, in quanto non è che chi guadagna 1.470 euro si prende il buono e chi guadagna 1.520 euro si vede passare avanti quello da 1.470. Mi sono spiegato? Vi vedo perplessi. Non è molto difficile. Ci sono 10 milioni di persone che prendono 10 miliardi di euro da parte dello Stato italiano. Che vuol dire all'anno? Poi naturalmente saremo nel dettaglio con le buste paga, ma sono circa 1.000 euro all'anno che vengono recuperati da parte dei singoli lavoratori. Mamma mia, Matteo, come la stai facendo molto tecnica. Una maestra che guadagna 1.250 euro netti al mese avrà la possibilità di comprarsi non soltanto due libri, ma avrà la possibilità mensilmente, immaginando 1.000 euro l'anno, sono circa 85 euro al mese netti, di poter arrivare a fine mese con un pochino più di fiato. Una mamma che guadagna 1.100 euro netti al mese e che arriva sempre precisa alla spesa della bolletta o alla spesa per la figlia, magari avrà l'occasione una sera
al mese di potersene andare a cena con le amiche. Un padre che fa l'operaio e che prende 1.300, 1.200, 1.100, 1.000 euro al mese, avrà l'occasione di ampliare il proprio raggio d'azione in modo evidente. Poi dice, ma questo lo rimettono nei consumi. Questo è evidente che noi immaginiamo che sia più facile la propensione al consumo di chi guadagna 1.200 euro e gli dai 100 euro o 80 euro, quello che sarà, che non la propensione al consumo di chi dà i soldi, magari ha un reddito di 100.000 euro, la differenza di 80 euro non la sente nemmeno all'interno della propria busta paga. Ma questa misura è una misura di attenzione, direi di equità, ed è il frutto di una politica che si dà il buon esempio, cioè iniziamo da eliminare gli eccessi della politica per dare un segnale alle famiglie che tutti i giorni fanno fatica a arrivare alla fine del mese. È un'operazione che io non ho difficoltà a definire di portata storica e che parte il 1° maggio. Quindi, ahimè, il dipendente pubblico la vede in tasca il 27 maggio. Ma è un meccanismo di serietà che non potevamo non adempiere nella tempistica che vi ho appena detto. Quindi, vi ho dato tutti i numeri e i dettagli. Stiamo parlando di una platea di circa 10 milioni di italiani che vanno a prendere 10 miliardi di euro su base annua, che vuol dire 1.000 euro su base annua, che vuol dire ragionevolmente in media 80 euro netti al mese per 12 mensilità. Questa è la prima misura. Come la finanziamo? La copertura di questi 10 miliardi è totalmente fatta dal governo sulla base del risparmio di spesa, sulla base dei numeri che adesso vado a indicarvi a grandi linee, ma che vi danno il senso della ampiezza di questa copertura di diciamo, macroeconomici generali, ma senza l'aumento di tassazione. Questo è il punto fondamentale. Cioè, non è che prendo i soldi da una parte con l'aumento di tassazione e diminuisco ad altri, in questo caso. In questo caso la fonte di finanziamento che noi prevediamo e che adesso vado nel dettaglio a illustrarvi è una fonte che vede lo Stato stringere un po' la cinghia, non tassare da un'altra parte. Diminuzione di tasse per le famiglie, per le lavoratrici e i lavoratori, in cambio di non aumento di tasse verso altri. Dove stanno i denari? Io ho detto, visto oggi più volte, naturalmente il DEF che viene approvato nei prossimi giorni sarà nel dettaglio la voce, diciamo, il luogo nel quale vedrete tutte le voci di bilancio, però io vengo nel merito alle singole questioni e se volete poi dopo su questo, immagino che ci saranno domande, posso essere disponibile per approfondirle. Noi abbiamo, partiamo dalla spending. La spending review è uno strumento che, la revisione della spesa, secondo i dati che Cottarelli ci ha consegnato, arriva a valere nel 2016 35 miliardi di euro, nel 2015 19, nel 2014 7 miliardi, oggi lui molto prudenzialmente, giustamente, ha parlato al Senato di 3 miliardi di euro. Come viene fatta questa lunga elenco, questo lungo elenco di interventi sulla spending, sulle iniziative, su beni e servizi? Si parla di 800 milioni di euro nel 2014. Sulla pubblicazione telematica degli appalti pubblici, 200 milioni di euro. Sulle consulenze e le auto blu, che nel primo anno sono immaginate per 100 milioni di euro. Sugli stipendi dei manager pubblici, che sono immaginati nel primo anno per 500 milioni di euro. Sui corsi di formazione, 100 milioni, potrei raccontarvelo nel dettaglio. Il punto è, il
totale di spending che viene previsto è di 7 miliardi di euro per il primo anno massimo. Noi abbiamo margini di, nel rapporto del meraviglioso 3% europeo, margini che valgono ancora lo 0,4%, noi siamo al 2,6, possiamo arrivare al 3, ogni 0,1 vale 1,6 miliardi di euro, cioè mantenendo il limite del 3%, che nessuno di noi immagina di sforare, abbiamo un margine ulteriore di 6 miliardi di euro, 6,4 più correttamente. Ovviamente non lo vogliamo utilizzare tutto, ma vi sto dicendo dove sono i denari della copertura, a cui nel DEF andrete a verificare le singole voci. 7 più 6 sono 13 miliardi. Abbiamo un potenziale risparmio molto significativo e corposo che deriva, lo raccontavo prima, dal fatto dello sblocco del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e dalla iniezione di liquidità semplicemente del settore pubblico. Mi spiego, facciamo un esempio. Vi ho parlato prima di 3 miliardi e mezzo di euro sulla scuola e di 1 e mezzo sul dissesto idrogeologico. Totale 5 miliardi di euro. Ovviamente noi dobbiamo spenderli questi soldi che ci sono. Se noi li spendiamo subito, 5 miliardi di euro, quanto provocano di ritorno d'IVA? Un miliardo immediato, se tu riesci a spendere tutto. È chiaro che la vera questione è: sei in grado di spendere i 3 miliardi e mezzo, il miliardo e mezzo? Ora provate a moltiplicare l'IVA che vi ho appena segnalato per lo sblocco dei debiti dei pagamenti della pubblica amministrazione, che sono ben più di 5 miliardi di euro. Quindi c'è una fetta importante, nell'ordine di qualche miliardo di euro, di possibile maggiore gettito. E infine, non è infine, ce ne sono altri, rimanendo soltanto alle realtà irreversibili, cioè non vi metto i capitali dalla Svizzera, che è una tantum, vero, poi sostanzialmente il grosso è una tantum, ma per rimanere semplicemente al debito che noi abbiamo, il debito dello Stato italiano vede in questo momento un abbassamento del costo, fortunatamente. Noi abbiamo un debito calcolato su uno spread a 250 punti base. Se lo avessimo calcolato a 200 punti base, sarebbe di circa 2 miliardi e 200 milioni il margine che noi abbiamo di risparmio su questo. Tutto questo per dirvi che di coperture per questa operazione siamo ben oltre a livello del tutto teorico, perché io per esempio non voglio utilizzare tutto il margine dal 2,6 al 3, non lo voglio utilizzare tutto, e comunque vado in Europa per raccontare che tipo di cambiamenti immagino di fare, non per chiedere procedure particolari di maggiore esborso di denaro pubblico. Però abbiamo dei margini che sono sopra, ben oltre i 10 miliardi di euro. Per il 2014 noi abbiamo detto di voler utilizzare sull'annualità 10 miliardi di euro. In realtà, come facilmente immaginate, partendo dal 1 maggio saranno 2/3 di questi 10 miliardi di euro, 8 mesi su 12, e i lavoratori e le lavoratrici dal 1 maggio inizieranno ad avere il corrispettivo per sull'annualità, sono 2/3 dell'annualità, come ovvio che sia. Allora la copertura è ampiamente prevista, al punto che una parte della copertura sarà destinata al disegno di legge delega sul lavoro, di cui tra poco vi anticiperò i dettagli fondamentali, i dettagli, le linee guida. Questo perché ho letto in questi giorni una polemica circa la copertura che trovo semplicemente incredibile.
incredibile. I soldi per mettere in tasca a 10 milioni di italiani i 10 miliardi annui di riduzione ci sono, e quindi dico alle italiane e agli italiani che dal 1° di maggio in busta paga chi guadagna meno di 1.500 euro vedrà, se mi riesci dovremmo anche trovare il modo di segnalarlo nella busta paga, ora ci ragioniamo da qui al 1° di maggio, ragioniamo un qualche... No, non voglio dire la svolta buona, però il tema è questo. Vorrei segnalarvi che la stragrande maggioranza delle imprenditrici e degli imprenditori con cui ho parlato mi hanno detto fai benissimo a mettere i soldi alle persone che faticano ad arrivare alla fine e che sono i veri eroi di questo periodo. Questo basta per dire che noi non ci occupiamo delle imprese? No, voi vedrete che dal 16 maggio i costi delle imprese, Poletti ve lo racconterà nel dettaglio, per esempio diminuiranno sui costi INAIL di quanto? 1 miliardo, Giuliano? 1 miliardo di euro di costi in meno per le imprese, grazie a delle misure dei precedenti governi che però non erano attuati e che noi attuiamo. 16 maggio, quando si va a pagare l'INAIL, vedrete che le aziende pagheranno 1 miliardo in meno, ma non ve l'ho neanche messa. Non vi sto rivendendo cose fatte dagli altri, però i decreti attuativi li facciamo, e ho detto con Del Rio e io siamo in prima linea a dire ragazzi, se non si fanno i decreti attuativi non si va da nessuna parte. Questo è un tema di qualità della buona amministrazione che è fondamentale. Bene, allora, vi ho detto della parte delle famiglie. Caro maestro, cara maestra, noi pensiamo che tu abbia diritto di comprarti un libro in più. Noi pensiamo che tu abbia diritto di uscire una sera in più a cena. Noi pensiamo che tu non abbia l'angoscia di non riuscire ad arrivare a farcela alla fine. Andiamo indietro però, rimaniamo sulle imprese. Oggi noi annunciamo dal 1° di maggio una operazione anche sull'IRAP, che, attenzione, seguitemi, questa si finanzia con un aumento della tassazione su altre realtà. Non si toccano i titoli di Stato, quindi no, bot, tranquilli, non si toccano i titoli di Stato, ma la tassazione sulle rendite finanziarie passa dal 20 al 26, valore previsto 2,6 miliardi di euro, e si riduce l'IRAP alle aziende private del 10%, valore 2,4 miliardi di euro. Consideriamo anche un piccolo gap di eventuale sussulto negativo, eventuale se qualcuno non volesse più investire perché c'è l'aumento dal 20 al 26. Come la raccontiamo? La tassazione sulle rendite finanziarie diventa in media con gli altri paesi europei e abbassiamo il costo del lavoro. È un'operazione di riequilibrio e di equità. Ciò che viene fatto, io ho fatto un guadagno di 100 euro con le azioni dell'azienda XY, anziché pagare 20 pago 26. Io lavoratore che ho l'IRAP come costo, ho un risparmio sull'IRAP dal 1° di maggio del 10%. Aziende private. Ok? Questa è una misura che non sta nei 10 miliardi di cuneo fiscale di cui parlavo prima. Questa è un'operazione che è riequilibrio su la tassa sulla finanza, giù la tassa sul lavoro. Mi ha molto colpito che alcuni tra i principali esponenti anche della comunità finanziaria abbiano incoraggiato in questo senso nei mesi scorsi. Una roba di buon senso. Infine, dal 1° di maggio, il costo dell'energia per le PMI, che vale circa 14 miliardi di euro, verrà ridotto del 10%, attraverso una rimodulazione dei contributi, diciamo delle paniere della bolletta energetica, per cui la piccola e media impresa avrà il 10% in meno di IRAP, il 10% in meno di energia elettrica, quindi avrà un segnale, avrà i costi INAIL che si abbassano e avrà anche, questo è il punto fondamentale, uno Stato che nel frattempo inizia a fare le cose sul serio. Vado veloce? Terzo e ultimo punto. Il lavoro.
Garanzia giovani. Attenzione, qui prendiamo l'esempio di alcune regioni. Anziché dai 18 ai 25 anni, facciamo dai 18 ai 29 anni. Allarghiamo di 4 anni, 25-29, in Italia, se si è ancora giovane a 39, si può essere giovane a 28, quindi mi sembra tutto evidente. La conoscete, ve ne parlerà il ministro Poletti dopo, dal 1° di maggio. Questa è una cosa che partirà dal 1° di giugno, ci tengo da morire, ve la racconteremo nei prossimi giorni, perché oggi, se ve la raccontiamo oggi, ce la mangiate. È una cosa bellissima, è un fondo per le imprese sociali, 500 milioni di euro per chi vuole creare un'impresa sociale. È una misura che caratterizza questo governo. Sono grato a chi me l'ha proposta, dal mondo del terzo settore, che poi, come dice Poletti, è il primo. Non so se la guida è d'accordo, ma insomma va bene. Il terzo settore, che poi è il primo, il mondo dell'impresa sociale, dobbiamo incoraggiarlo. Le ragazze, le donne, gli uomini di vita, il mio amico Enzo Manes, che con Dinamo Camp ha fatto un lavoro straordinario. Creare posti di lavoro con l'impresa sociale, non la visione a quelli del terzo settore come sono carini. Quelli del terzo settore che creano posti di lavoro, che sono una parte fondamentale dell'economia, che noi aiutiamo con gli strumenti innovativi, una sorta di incentivo a inventarsi soluzioni innovative. E qui abbiamo un doppio tema. Prima però voglio dirvi anche che non è nella slide, ma l'aumento del credito d'imposta per i ricercatori, che sarà in cartellina, è una cosa molto importante. L'obiettivo è, da qui al 2018, creare 100.000 posti di lavoro sulla ricerca. Quant'è l'aumento quanto mettiamo noi di aumento di credito d'imposta? 500? 600 milioni di euro per l'aumento del credito d'imposta per i ricercatori, misura a cui ha lavorato moltissimo Del Rio, e lo ringrazio. Lavoro. Un decreto legge e un disegno di legge. Che è successo? Aspetta, ora finisco e poi finiamo, fate le domande libere. Decreto legge e disegno di legge. Il disegno di legge è il disegno di legge delega per riorganizzare l'intero sistema del lavoro. È un disegno di legge delega. Sarà il Parlamento a valutare. Ci sta dentro l'assegno universale di disoccupazione, il salario minimo, la revisione degli ammortizzatori sociali, la tutela delle donne in maternità. Ecco perché dicevo prima, occhio, perché c'era bisogno poi di coprirlo, almeno parzialmente. Disegno di legge delega che il ministro Poletti vi illustrerà nel dettaglio. Vi segnalo anche che c'è quella misura che ha avuto grande successo a... che tempo che fa, ma che è una misura di Poletti, io gli ho rubato, ho citato la fonte, cioè che chi ha un sussidio dallo Stato, comunque chiamato a dare una mano alla comunità in forme che vedremo, tutto questo sta nel disegno di legge, quindi le forze politiche valuteranno, discuteranno, approfondiranno, l'importante è fare veloce. C'è una immediata misura che noi abbiamo proposto e approvato con decreto legge, che è la semplificazione rispetto a due strumenti della Fornero, che vengono sostanzialmente, non dico smontati, ma molto semplificati. Subito, segnale importantissimo, il contratto a termine può valere al massimo per 3 anni. Ed è applicabile senza causale, con il limite del massimo 20% sul totale dei lavoratori, e poi Poletti ve lo annuncerà nel dettaglio, il tema dell'apprendistato. È stato detto con la riforma Fornero, ma con l'apprendistato siamo nelle condizioni di poter... far diventare questo strumento la porta d'accesso verso il mondo del lavoro. Nel 2009 era il 13%, nel 2013 il 10%. Cioè, doveva essere agevolato, è stato reso più difficile. Allora noi semplifichiamo anche l'apprendistato con un decreto legge che sostanzialmente va su questi due settori. Poi il disegno di legge Poletti lo illustrerà nel dettaglio. Allora io credo di aver parlato anche troppo rispetto alle vostre aspettative. Vi lascerei lo spazio per alcune rapide domande, poi Lupi, Poletti, Guidi, Giannini e Padoan vi illustreranno le misure nel dettaglio. Rapidi? Come faccio? Vado a caso? C'è un microfono, quindi prendi il microfono e parla. Rapidi? Alberto Gentile del Messaggero, buonasera Presidente, ha detto candidamente, ci ho provato a
far partire queste cose dal 1° aprile. Chi l'ha fermata? Molto rapido, il 1° aprile non ci sono i tempi tecnici per attrezzarsi dal punto di vista della strumentazione. Tu devi dare a tutti i CED la possibilità di modificare le buste paga e quindi non gli avevamo. Ma c'è il DEF tra 10 giorni, mi sembrava una provocazione. Dopodiché, allora, vediamo di essere chiari. La domanda del collega, non so se l'avete sentita tutti, anche chi sta in piccionaia, perché fanno confusione, quindi ci hai provato a partire il 1° aprile, non ce la fai e parti il 1° maggio? Sì, vero, perché sennò sembra di quella volpe e l'uva. No, ce l'ho fatta. Il problema però è che sono 20 anni che dicono che vogliono abbassare le tasse, una volta che qualcuno le abbassa, fateci anche le pulci perché le abbiamo abbassate il 1° di maggio anziché il 1° aprile. Potrei dirvi che l'abbiamo fatto il 1° maggio, se no non ci crede nessuno perché il 1° aprile sembrava un pesce. Potrei dirvi che lo facciamo il 1° di maggio per festeggiare il mondo del lavoro. Facciamo il 1° di maggio perché per fare un'operazione di recupero di 10 miliardi di euro per 10 milioni di persone, un po' di tempi tecnici ci vogliono e ci vuole almeno un mesetto. Le misure attuative, voi sapete che abbiamo il DEF nei prossimi giorni, e tutti i vari passaggi che noi illustreremo nel dettaglio vi saranno comunicati passo passo. Per me la cosa fondamentale è che tu, lavoratore dipendente, pubblico o privato, a maggio riscuota l'equivalente, quello che ti spetta, perché poi dipenderà da come ancora i calcoli nel dettaglio di quello che prende 1.508 euro e di quelli che ne prende 1.472, anche perché quello ne piglia 1.400, vanno capite le detrazioni. Il tema è, c'è copertura per 10 miliardi di euro, per 10 milioni di lavoratori, e parte il 1° di maggio. Sta sui fi? No, prego. DEF e poi gli atti del governo, il provvedimento di oggi? Oggi è stato approvato la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha individuato le coperture, i destinatari, vedo che la fa piacere, questo potrebbe far sorridere, mi fa molto piacere, e no... Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato quest'oggi la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua il risparmio di 10 miliardi di euro per l'equivalente per coloro i quali prendono meno di 25 mila euro l'anno, quindi la cifra, la copertura, il destinatario a partire dal 1° di maggio. Gli atti tecnici dal DEF al decreto attuativo, alle misure delle singole aziende che dovranno intervenire, perché poi è evidente che sarà il Comune di Firenze nel proprio CED a dare gli 82 euro mensili a chi guadagna 1.375 euro, tutti questi atti saranno realizzati da qui al 30 di aprile del 2014. È chiaro questo concetto? Prego. Conti. Quindi rispetteremo capire tutti gli adempimenti europei. Questa flessibilità di spesa sul debito. Non c'è una flessibilità di spesa, c'è lo Stato italiano che decide di spendere i propri soldi nel rispetto di ogni limite europeo. Poi io credo che l'Unione Europea avrà nelle sue massime istituzioni ampio consenso nel fatto di vedere una riforma strutturale come mai si era vista in Italia, che parte dalla legge elettorale. Sì, ma la legge elettorale non è ancora formalmente approvata. No, è in prima lettura. Dalla riforma costituzionale, ma non è ancora approvato. No, c'è l'articolato di legge. Alle misure relative al lavoro, che non sono ancora approvate. No, c'è un disegno di legge delega. In parte c'è anche un decreto legge, alcune
quelle di semplificazione sono già approvate. Se voi ritenete, invece, se voi volevate che oggi, attraverso una procedura di decreto legge, o meglio di 42-43 decreti legge, si stabilisse che da domani mattina il mondo cambia, questo purtroppo, ve lo dico da misero laureato in storia del diritto amministrativo, è impossibile. Quello che è possibile è che si sono fatti gli atti dentro il Consiglio dei Ministri irreversibili, perché dal primo di maggio nelle buste paga dei lavoratori sotto i 25.000 euro vi sia un ritorno delle cifre di cui vi ho parlato, perché vi sia l'IRAP del 10% più bassa per le aziende private e perché vi siano risparmi sulla bolletta energetica del 10%. Ma noi non vediamo il provvedimento legislativo e finché non vediamo il provvedimento legislativo non crediamo. Questo è assolutamente legittimo. Vi segnalo che con questa logica i provvedimenti legislativi ai quali credete senza l'attuazione dei decreti attuativi sono niente. Tant'è vero che, ad esempio, una parte delle misure dei governi precedenti, non del governo precedente, le attueremo noi attraverso i decreti attuativi nuovi. Questo è, per chi conosce un minimo di realtà legata al diritto e alle normative. Per chi invece ha dei dubbi, non suggerisco altro che aspettare il primo di maggio e vedere se, anzi più correttamente il 27, perché santommasianamente dovete aspettare il 27 a quel punto, non più il primo, se ci saranno questi denari oppure no nelle buste paga degli italiani. Io credo che siamo in presenza di un fatto straordinario, di coperture evidenti, di interventi chiari, e che naturalmente chi di voi ha dei dubbi e non crede a ciò che stiamo facendo è assolutamente libero di farlo. Sono certo che non gli farà velo la professionalità per scrivere ciò che il Presidente del Consiglio non soltanto ha detto ma oggi ha fatto all'interno del Consiglio dei Ministri. Se ci sono domande ulteriori su argomenti, ci sono tre microfoni, prego. Io sono della Nazione di Stampa Domacina, ho una domanda veloce. Come mai secondo la legge, la nuova legge elettorale, non si può eleggere direttamente la persona preferita? Lei sta suggerendo che lei mi sta domandando perché non si può scegliere con le preferenze, suppongo. Perché in Italia, come in molti altri sistemi democratici in tutto il mondo, quando si fanno le elezioni ci sono varie modalità. Una di quelle che noi utilizziamo è di avere dei piccoli collegi dove lei può scegliere le persone, perché troverà il nome stampato dei candidati, ma non può esprimere un voto di preferenza esprimendo un voto di preferenza sul partito e non sul candidato. Cioè lei può scegliere un partito piuttosto che l'altro. È il sistema di preferenza che viene all'interno della legge della Camera dei Deputati. Poi ci sono altri modelli in tutto il mondo, c'è il modello del collegio dove lei non può eleggere il proprio candidato preferito, ma può scegliere il partito, esattamente come nei collegi plurinominali del cosiddetto Italicum. Spero di essere stato chiaro. C'era però laggiù? Se lei non ha il microfono, però che gli posso fare? Vladimiro, vai Vladimiro. No, non posso dire i nomi. Frulletti dell'Unità. Ho capito che le coperture ci sono, diciamo così, quelle economiche. Il dubbio che mi rimane è se ci sono le coperture politiche, cioè sulla legge elettorale è stata una battaglia arrivare, non una battaglia, un percorso faticoso arrivare al dunque stamani mattina. Ci sono delle misure, diciamo così, che fanno presumere che in Parlamento, un Parlamento che non è stato, diciamo così, in cui non c'è una maggioranza che è stata eletta insieme a Renzi, eccetera, ci saranno delle grosse difficoltà. Ma tipo, per curiosità, perché cioè, se rimaniamo agli atti e ai fatti, oggi il Consiglio dei Ministri, che anche se magari vi sorprende è l'organo di governo di un paese, ha votato e quindi ha approvato delle misure, le ha approvate, cioè non è che il Consiglio dei Ministri si è recato al bar, ha detto il Consiglio dei Ministri, ok, prendiamo 10 miliardi, li mettiamo qui e dal primo di maggio ci sono dei ritorni economici per le famiglie. Questo è un atto a tutti gli effetti,
che poi ha bisogno di essere attuato attraverso la variazione del DEF, il decreto attuativo, l'inserimento nella busta paga, ma che nel momento in cui viene approvato dal Consiglio dei Ministri è di per sé atto e fatto. Mi dice Frulletti, ma sei sicuro che poi ci saranno i numeri? Dove? A cosa ti riferisci? Al lavoro? Al lavoro. Quindi non stiamo parlando dei soldi in busta paga, stiamo parlando del lavoro. Sul lavoro, sei convinto che ci sarà un disegno di legge delega che procederà spedito? Io penso di sì. Ma come fai a dirlo? Naso politico. Per il momento vi ho detto che al 28 febbraio sarebbe stata approvata la legge elettorale alla Camera. Effettivamente sono arrivato con 12 giorni di ritardo. Scusate. Era soltanto 8 anni che aspettavamo. Capisco che sia giusto fare le pulci sul fatto che siamo arrivati con 12 giorni di ritardo e con una crisi nel mezzo. Però abbiamo approvato una legge elettorale. Ma c'è stata battaglia. Sì, nelle democrazie funziona così. Si permette di votare, di discutere. Peraltro, mi pare di ricordare che nei voti appena fatti alla Camera dei Deputati non c'è stato una sola volta in cui il governo sia andato sotto. Che, sinceramente, mi sembra anche un elemento di novità rispetto al passato. Allora, lo dico per chi sta a casa, poi facciamo entrare miliardi e sette della casa, importante, gli interventi sul lavoro. Voi avete di fronte a voi, oggi, visto approvare i seguenti atti, così faccio il verbale del CDM ad uso e consumo del sottosegretario Del Rio, la relazione del Presidente del Consiglio indicante le coperture e i provvedimenti. Approvata. Il disegno di legge di sblocco dei debiti di pagamento della pubblica amministrazione. Il decreto legge sul piano casa. Il disegno di legge delega sul lavoro. Il decreto legge sul lavoro. L'atto di avvio della nomina di Raffaele Cantone. L'atto di creazione della unità di missione per la scuola, l'atto di creazione dell'unità di missione sulla tutela del territorio. Volevate di più? Vi rispetto, vi capisco. Non c'è l'adozione del disegno di legge costituzionale, perché il disegno di legge costituzionale lo offriamo per 15 giorni alla discussione politica. Poi io sono molto rispettoso della efficienza che state dimostrando, se avete altre domande da fare le prendo, se no l'ultima, una signora. Allora, la famosa signora. Abbiamo speso 330 miliardi. Lei si presenta gentilmente. Filippo Barone, La Gabbia, la 7. La Gabbia. Abbiamo speso 330 miliardi negli ultimi 4 anni in finanziarie. Pensa davvero che adesso con 10 miliardi riparta l'economia? È una seconda cosa. No, la signora, bene. La risposta è sì. Ultima domanda? Signore, ragazzi, possiamo avere una signora senza barba? È la terza. No, lo faccio vedere. Continua a dire una signora e si alza uno con la barba. Io non ho niente contro le signore con la barba, però prego. Io mi vado. Sì, però, dai. Il piano di Cottarelli nel dettaglio, quando lo potremo vedere? Quando è deciso? Dopo tutto l'inizio deve essere fatto. Comitato interministeriale. Del Rio lo tiene chiuso a chiave. Direi però, secondo me, in contestuale con il DEF. Quindi 15 giorni massimo. Carpio? Poi la barba. Poi chiudiamo con la barba. Ci sono alcuni imprenditori, imprenditrici con cui ho parlato, che mi hanno detto fai benissimo a mettere i soldi in busta paga. Noi però ricordiamo anche che ieri il presidente di Confindustria non ha detto proprio la stessa cosa. Adesso non le chiedo chi sono queste imprenditrici e imprenditori che le hanno fatto i complimenti, mi chiedo solo perché allora Squinzi ha voluto attaccarla e dire ricordati dell'impresa e
è meglio un lavoro, cioè, lei mi sta domandando perché Squinzi mi ha attaccato. Questa è una domanda, io non mi sento attaccato da Squinzi, però è una domanda eventualmente da formulare al presidente Squinzi, cioè non... Io guardi, se dovessi sentirmi attaccato non camperei più, quindi io non mi sento per niente attaccato. Sono molto felice oggi del fatto che, a differenza dei gufi, la legge elettorale è andata con 200 voti di scarto, 365 a 165, una legge elettorale che ora andrà al Senato. Al Senato ci vanno le province per l'abolizione entro il 25 maggio della possibilità di votare per le province, ci va la riforma costituzionale una volta che l'avremo discussa e approfondita, ci va, e cercheremo di cambiarla naturalmente, di modificarla in meglio, ogni tipo di provvedimento che abbiamo immaginato. Ci sarà il disegno di legge delega sul lavoro, ci sarà il decreto legge sul lavoro, ci sarà il decreto legge sul piano casa, ci sarà il disegno di legge sullo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione. C'è un sacco di cose che vanno in Parlamento, il Parlamento lavorerà tanto, però il punto centrale è, cari italiani, oggi c'è un governo che vi dice che dal primo di maggio mettiamo dei soldi, 10 miliardi di euro, per 10 milioni di persone che stanno sotto i 25 mila euro. E questa cosa qui, nonostante altri tipi di gufi, c'è, è percorribile, è fattibile. Cari imprenditori, piccole e medie imprese, 10% in meno dell'IRAP, 10% in meno di bolletta sull'energia elettrica. E questa, nonostante i gufi, c'è. Cari amici italiani, ad aprile si fa la riforma della pubblica amministrazione, a maggio si fa la riforma del fisco, a giugno si fa la riforma della giustizia. Dopodiché, e chiudo, no, c'è la barba, scusami, però una cosa seria me la fate dire. Non si è mai visto un percorso di riforme così corposo e significativo. E io aggiungo qui, prendendomene la responsabilità, che se non riesco a superare il bicameralismo perfetto, non considero chiusa l'esperienza del governo, considero chiusa la mia esperienza politica, perché esiste un momento in cui un leader politico ha il dovere di indicare una visione. Io penso che l'Italia oggi abbia bisogno di superare con coraggio e determinazione i limiti che la stanno bloccando. Non ho paura a rischiare tutto me stesso su un percorso di riforme che possa dire all'Italia di tornare ad essere in grado di volare. Per farlo però c'è bisogno di dare una mano intanto a chi non ce la fa più, perché io non faccio politica per un'ambizione personale, faccio politica perché mi hanno insegnato che questo è lo strumento per difendere quella che un grande, Giorgio Lapira, chiamava la povera gente. E allora, di fronte a questa realtà, oggi c'è bisogno di dare un segnale immediato. E le discussioni degli imprenditori, dei sindacati, di tutti i soggetti sociali protagonisti mi interessano fino a un certo punto. Ascolto tutti, parlo con tutti, cerco di capire, ma se non metto un po' di soldi sulla scuola non sono credibile quando torno a casa la sera. Se non metto un po' di soldi per cercare di tenere meglio questo territorio non sono credibile. E se non si parte dal dire che si riduce il numero dei parlamentari, si vendono le auto blu, si dà il segnale del buon esempio da parte dei politici, noi perdiamo la strada per tornare a casa. Vi è più chiaro così? Grazie. L'ultime due? Sì, Mauro Bazzucchi, agenzia di stampa AGV. Volevo tornare sulla legge elettorale. È preoccupato per la situazione nel PD, al Senato. Molti senatori hanno detto siamo arrivati al limite della sopportazione, questo è il limite massimo, bisognerà cambiare la legge. E poi una domanda, una curiosità. Le è dispiaciuto che oggi il Presidente del Consiglio, ex Enrico Letta, non abbia votato alla Camera? Rispetto al limite della sopportazione ci sono i cittadini, verso una classe politica che ha il compito di dare dei segnali chiari. Quindi noi facciamo parte della classe politica e diamo i segnali. Poi se si può migliorare la legge attuale si migliora, per carità. Nessuno di noi è innamorato di un sistema o dell'altro. Il punto vero è che sia una legge elettorale che dia garanzie di certezza di vittoria. Io non credo che sia accettabile l'idea di nuove larghe intese per i prossimi anni. Rispetto al tema del Presidente Letta, credo che lui abbia detto in modo molto chiaro, quando ha lasciato questo incarico, che avrebbe avuto un momento di tempo per riflettere, è del tutto comprensibile. Io gli sono personalmente grato per essere venuto a votare la fiducia a questo governo con un atto che è un atto che ho molto apprezzato, che credo che tutte le persone abbiano apprezzato. Giulia, e poi vado via. Giulia Innocenzi, servizio pubblico.
Al di là della spending review che era stata avviata dal governo Letta, i 10 miliardi di copertura per i lavoratori, lei ha detto che verranno da quegli eventuali 6 miliardi che arrivano fino al tetto del 3% deficit PIL e poi dai risparmi dello spread. Quindi una spesa pubblica che le è permessa grazie ai compiti a casa che hanno fatto governi precedenti. Non c'è ombra di dubbio che noi interveniamo con 7 miliardi sulla spending se riusciamo ad avere il coraggio di aggredire quei soldi, con 6 miliardi sul margine che c'è rispetto al 3%, con i miliardi di cui abbiamo parlato prima dello sblocco del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, con gli interventi rispetto al risparmio dei debiti dell'interesse, a tutte le altre misure che ho citato, per tutta una serie di motivi che riguardano sia i governi precedenti che, mi permetta, anche i governi attuali. Basta fare 2 più 2 e verificare che sono misure sia dei governi precedenti che dei governi attuali. Funziona? No, più spesa pubblica? No, non c'è più spesa pubblica, c'è meno spesa pubblica. Meno spesa pubblica, attenzione. No, fermi lì. La spesa pubblica è quando tu prendi i denari e, utilizzando un alto livello di tassazione, acquisti cose. Quando tu riduci la tassazione ai lavoratori, non stai facendo più spesa pubblica, stai rimettendo in tasca i soldi a chi ne ha più bisogno. Grazie, buona giornata a tutti, buon lavoro. Arriva Lupi con Poletti, Lupi, Poletti, Paduan, Guidi.